difficoltà prima che politica umana con cui il Partito Democratico ha espresso la propria posizione politica in maniera chiara e netta, prima attraverso un manifesto e successivamente attraverso la dichiarazione del consigliere capogruppo Giovanni Mariano. È una difficoltà umana e politica, perché il Partito Democratico, vedi Massimo, non è che non sta all'altezza di governare, perché il Partito Democratico nella mia persona e nella persona del Presidente del Consiglio Pasquale Cuccio ha dimostrato nei 2 anni e mezzo che ha fatto opposizione in Costituzionale, forse da sola, visto insomma tutto quello che è successo nell'amministrazione Ferrara, di essere un partito serio, di avere al suo interno due consiglieri comunali seri che hanno deciso di non confondersi con questa amministrazione, con l'amministrazione precedente, scusate, hanno retto il peso dell'opposizione e sono stati protagonisti della uscita del sindaco Cantola, che tu per ovvie ragioni devi difendere, ma che io per ovvie ragioni avversavo il consiglio comunale e non difenderò mai questo consiglio comunale, perché c'è una differenza di impostazione anche di cultura politica. E quindi siamo stati protagonisti di quella fase e su quella fase abbiamo rilanciato l'attività, io dico, del centro-sinistra, puntando come Partito Democratico su una persona che riteniamo tutto da cui riuscito, una persona per bene, una persona di cui ci si può fidare, una persona che però si è dimostrata dal punto di vista politico abbastanza rivoluzionaria, direi così. Quindi noi siamo arrivati ad una decisione in maniera sofferta, consumando una serie di passaggi politici che io rivendico e soprattutto rivendico la legittimità di consumare quei passaggi politici a livello cittadino, a Trasoria. Vedete, nessuno più dei consiglieri comunali e del Partito Democratico di Trasoria ha coscienza delle problematiche e delle questioni, e nessuno più della sezione locale è legittimato a dirimere queste questioni e a maturare delle posizioni politiche. La discussione si fa a Trasoria, si decide a Trasoria, e non esiste nessun organo sovracomunale che può prendere queste decisioni. Questo è stato lo spirito degli incontri che abbiamo consumato all'interno del direttivo, e mi fermo qua perché ritengo una caduta di stile parlare di consiglio comunale, delle questioni interne del partito. Credo che sia una forte caduta di stile, perché in consiglio comunale si discutono delle questioni della città, si discutono delle problematiche della città, e non è questa la sede per discutere delle questioni interne del partito, soprattutto quando ci ne parla e i protagonisti di questa vicenda sono i beneficiari di questa amministrazione, in quanto hanno avuto gli incarichi da questa amministrazione, è giusto che quindi si punta in una situazione diversa da quella con cui ci poniamo noi. Quindi da che punto io viene da questo? Lasciamo stare. Detto questo, il Partito Democratico è rappresentato da Sergio, lo ha detto anche il commissario Franco in un suo comunicato fatto il 3 marzo, quindi a decedenza di questo fatto ultimamente, dove invitava il sindaco, riprendeva le considerazioni fatte dal sindaco, di procedere entro marzo all'alteramento della giunta, che rappresenta, secondo il Partito Democratico, secondo la nostra impostazione, il punto di partenza
per rilanciare da un punto di vista politico e programmatico la verità del centro-sinistra. Questo è un ragionamento che abbiamo fatto nel corso dei mesi, a cui non è stata data nessuna risposta, perché non sfugge a tutti quanti un giudizio estremamente negativo, più volte enunciato in consiglio comunale, nel direttivo, negli incontri di maggioranza, rispetto a un modo di gestire l'amministrazione, rispetto a un modo di concepire, di pianificare l'amministrazione, rispetto alla quale il Partito Democratico si è fatto promotore anche di proposte concrete. Noi abbiamo consegnato al sindaco, all'amministrazione, un documento in cui toccavamo tutta una serie di argomenti e davamo rispetto alle determinate questioni delle soluzioni, delle proposte che vanno dall'organizzazione della macchina comunale, al bilancio, agli aspetti urbanistici inerenti al territorio, anche sugli ambienti. Quindi su tutte le questioni noi siamo intervenuti in maniera precisa, chiara, netta, e rispetto a queste considerazioni noi abbiamo visto un muro e abbiamo avvertito un isolamento politico massimo che è stato devastante, un isolamento anche da parte dei nostri alleati, soprattutto dei nostri alleati, da parte proprio di consiglieri comunali che rispetto alle nostre battaglie hanno costruito il muro insieme agli altri. Quindi noi arriviamo a questa decisione, ripeto, in maniera sofferta, non accettiamo lezioni di politica da nessuno, non rispondiamo alle provocazioni che vengono fatte in consiglio comunale e da chi intende rappresentare il partito, essendo tra l'altro anche minoranza presente del partito, perché il segretario se si usa la sfiducia, si va nel direttivo, si presenta la sfiducia, si vota e è sfiduciata. Questo non è mai accaduto con un direttivo, non è che fuggire sotto questo, ma io non voglio entrare nelle questioni interne del partito. Voglio solo esprimere la mia personale delusione e credo che la posizione politica assunta dal Partito Democratico sia quella più corretta e più giusta, anche perché quando finisce la maggioranza, il concetto di maggioranza, il concetto di opposizione, e si va avanti con delle maggioranze che non sono legate all'interesse della città verde, perché poi gli altri devono essere supportati in consiglio comunale attraverso una maggioranza, c'è un votatore che vota contro, e quindi questo crea all'interno delle maggioranze, dei consigli comunali, delle maggioranze diverse da quelle uscite dalle urne. Io credo che siccome si va in questa direzione è giusto e corretto che il Partito Democratico incomincia a prendere le distanze da tutto questo e da come si è proceduto ad amministrare la città in questi tempi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Panzano.